Salve a tutti gente, sono a casa 90 e eccoci qua su Blades of Time. E si comincia subito così, con gente che mi spara. Oddio. Ok, si comincia proprio alla grande, devo dire. Olè, piglia questa, e piglia questa, anche questa, e questa, e qua, beh, tieni. Ok, facciamo risalire a Yumi, che forse è meglio. E mentre che lo pesta, bitch! Si taglia una corda, si taglia l'altra corda, anche l'altra ho detto, brava. Addio! Olè! Saluta il comandante. Che cazzo? Com'è fa se è morto? Pigna. Se vabbè, due alla volta. Possiamo utilizzare i cannoni, bitches? Olè, fammi usare il cannone. Ah, qua c'è l'altro. Ayumi, verso di lui, per favore. E quindi? Chi è? Posso pestarli o cosa? Non ho ben capito. Bene, ci sono due di quelli che ghiacciano. Perfetto. Si comincia benissimo. E uno è andato, bitches. Uno è andato, ora ne manca solo uno. Ma da vaga. Becca di questa. Il ghiaccio, il ghiaccio. Gente, il ghiaccio, i danni che gli ho fatto. Torna indietro. Mori madavaga. Adios. Olle. Sembrava più difficile di quello che in realtà non è stato. Allora, quelli volanti mi sa che li ha ammazzati tutti. No, c'è uno con lo scudo. Che palle. Sono fortissimo, gente. Sono fortissimo. Guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo, guardalo. Grazie, troia. Ok, un altare. Che apriamo ma non leggiamo. No, non è vero. Questo questo ci serve diversamente. Si sale. Dopo aver preso qualche abilità giusto per fare poco più danni. E vediamo un po'. Io direi di ammazzare prima i servitori del caos, perché a quanto pare sono quelli che si scudano di più. Quindi eccolo. Vabbè, sì, ho detto la cazzata proprio all'ultimo, vero? Olle. E un altro è andato. Sto fisso combattendo, gente. Non ne avete idea. Attiviamo sta roba che attiverà la porta che era chiusa prima. Perfetto. Quindi direi che ora possiamo anche andare. Penso, vaffanculo però. No, caos, che palle. Merda, che cacchio succede? No, non li avevo visti. Non li avevo visti. Olè, olè, olè. Passa, bitches, passa. Buono così, ce l'abbiamo fatta. Tiè. Chi manca? Lui. Quest'altro. Quest'altro. E quello. Via, via da me, via da me, via da me, via da me. Sto cercando di sparargli alle gambe perché magari riesco a colpirli. Attaccami. Olè. Ci dobbiamo far attaccare. Una nota che non leggiamo. È pieno di note. Pieno. Pieno zeppo. No. 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 Ah, c'è il caos e dobbiamo passare col caos. Col caos che ci passiamo. Dobbiamo fare trappola per trappola. Dobbiamo fare trappola per trappola passando piano piano. Ora. Sì. Passa, bitches. Ci passa lo stesso. Anarchia, motherfuckers, anarchia. Hai rotto il cazzo, lo sai? Ti posso scoppiare con questo. Ayumi, la porta si aprirà tra pochi secondi. Torna indietro. Questo mostro mi divorerà prima. Cerca di resistere. No, mi prende uguale. Ayumi. Eccolo. Svelta. Arrivo. Nope, nope. Fottiti. Ok, il coso del drago lì, quella tizia che ci segue sempre, sta dicendo che sente le voci qua. E Ayumi è preoccupata. Allora, qui che c'è? Oh, un altro altare. La fine del percorso. Ok, people. Quindi l'altare ci ha detto che siamo arrivati finalmente alla fine del percorso. E di scegliere bene quello che dovevamo prendere. Io l'unica cosa che non ho preso è il colpo alla testa. Perché, uso solo le spade. Che cazzo mi serve il colpo alla testa? Ok, quindi la sfera lì al centro è spenta.
questa roba qua. E dobbiamo accenderla. Così dice Ayumi. Ma secondo me se la accende, risveglia il guardiano. E questo forse è il guardiano, no? Mi pare di sì. Sembra quasi di pietra. Ok, quindi sta tizia qua ci ha detto che praticamente il percorso del drago si può... cioè la sfera si può attivare solo con un drago. E Ayumi si sta fidando sempre di meno di sta qua. E gente, torniamo alla Ayumi base, quella che piace a tutti. Quella seminuda, ovviamente. E ok, da qui siamo arrivati, no? Siamo arrivati da lì. Mi sto perdendo. Oddio. Come cacchio dovrei fare a fare sta roba? Ok, ce la facciamo. Buono così. Ce l'ho fatta. Questa era una bastardata bella e buona. Ma era anche figa come cosa, dai. Ok, gente, a quanto pare c'hanno... Puoi credermi, Ayumi. Ehi, rotta il cazzo parlando! Porca puttana! Facendo venire ancora più dubbi. Allora, ci ha detto che siamo la discendente del drago, ci ha detto. E che dobbiamo saltare. Ok, gente, boh, abbiamo deciso di saltare, perché, boh. Salta, Ayumi. Ce la possiamo fare, vai. Pronta? 3. Non ci sono tesori, no? 3, 2, 1, banzai! Ma mi ero già buttato in realtà, diciamo cazzate. Oh yeah, let's go time, bitches! Oh! Guardate le tette come tremano, che cazzo sta succedendo? Ok, ci siamo uniti allo spirito del drago. E siamo diventati Ayudragos. Ayumi drago. Yudrago. Ok, gente. Siamo diventati un draghetto e possiamo anche volare. Perfetto. E boh, vediamo un po' di andare avanti. Che succede? Minchia, stiamo lasciando fiammate sotto. Wii. E comunque Ayumi è preoccupata perché non sa come tornare a casa, visto che ora siamo diventati un drago. Visto... Oh, ma li scopiamo subito. Gli ho dato due colpi, è esploso questo qua. Minchia. Gente, la potenza di Ayumi. Guardate la potenza. No, aspetta un po', voglio provare una cosa. Scusa un po', in mezzo. Boom. Le esplosioni, bitches, le esplosioni. Tipo morti tutti, subito. Boom. Ok, si sale in alto, si sale, bitches. Questi li lasciamo perdere, mi sa. Muoiono subito. Che cacchio devo farci? Addio. Boss. Ah, adesso possiamo ucciderlo però, eh. Dov'è? Guarda i danni. Sì, vieni qua. Colpiscimi adesso. Pezzo di merda, colpiscimi. Tiè. Non mi fai un cacchio, non mi fa niente, eh. Il divertimento. Tiè. Vieni qua. Tiè. Sì, ti vengo tra le braccia proprio. Ne, stai fermo lì. Muori. Minchia, ce l'abbiamo fatta finalmente. Buona così. Bellino il vestito però, eh. Tutto così da drago. Pensavo che i draghi fossero più brutti, sinceramente. Fighi ma brutti. Lucertole. E c'è di nuovo il maestro. È andata via la voce. Maestro, che ci fa qui? Mi sei stata molto utile, Ayumi, moltissimo. Ora è solo questione di tempo. Le guardie celesti dovranno affrontare il loro destino. Che cosa significa? Dov'è il guardiano? Beh, tu che dici? No, non può essere. È lei il guardiano. Mi hanno tradito, Ayumi, e mi hanno tenuto qui. L'unica cosa che potevo fare era aspettare il discendente di un drago che mi risvegliasse. La gilda dei cacciatori di tesori era il luogo ideale per me dove trovare quel discendente. Sia il vicario che le guardie celesti lo avevano capito, ma non potevano fermarti. Sembra proprio che io abbia fatto la scelta giusta. Ha ottenuto ciò che voleva, ora liberi gli umani.
non posso esaudire il tuo desiderio. Inoltre, ho bisogno che tu porti a termine la conquista di Dragonland per me. Ma non devi preoccuparti di questo. Ti ricompenserò generosamente per i tuoi risultati presenti e futuri. Hai così tanta fretta di morire? Aia! Non essere ingenuo, Ayumi. Sta a me decidere cosa succederà e cosa non succederà in questo mondo. Se non ti allei a me di tua volontà, ti dovrò convincere con la forza. Una prospettiva allettante. È così che stai al mio fianco durante la caduta delle isole celesti. Avrai il potere del caos puro. Vuoi vederlo? Bene. Lascia che ti mostri come funziona. Ok, probabilmente ve l'ho lasciato questo video, quindi non vi dirò niente. Ok, questo qua. Aia. Vaffanculo. Questo fa male lo stesso. Non possiamo colpirlo. Olè, ce l'abbiamo fatta. Non so cosa sia successo. Forse dobbiamo usare i suoi stessi poteri quando li usa. È probabile, eh? Ok. Ah, ora è il coso di... Ah, ora è lo scudo di ghiaccio, vedi? Olè. Quindi io dovrei usare questo, no? Nope. Aia, male. Vabbè, sì, però passa, Yumi. Se no qua non la finiamo più. Sì, vabbè, domani. Tiè. Ma no, non gli faccio danno. Che devo fare? Ah, boom. Vediamo un po'. Col colpo forte. Oh, col colpo forte. Buono così. Col colpo forte gli facciamo danno. No. No. Olle. Beccate, eh. Che cazzo è successo, però? Fermati. Sei a un incrocio. Quegli altari che ti hanno dato il potere sul percorso del drago sono stati di mia proprietà per moltissimo tempo. Ora il caos ti pervade e io posso controllarti. È arrivato il tuo momento, Ayumi. L'umana Ayumi non ha futuro. Al contrario, il drago Ayumi ce l'ha e come? Se impongo la mia mano, posso prendere i tuoi poteri e farti morire. Puoi diventare qualsiasi cosa o morire invano. Prendi la spada e metti fine alla tua patetica forma umana una volta per tutte. Avrai potere, immortalità e il mondo si inginocchierà di fronte a te. Condurrai la mia orda e conquisteremo tutti i mondi. Sarai la mia guerriera migliore. Sta a te scegliere. Stai con me. Stai con il guardiano del caos. Hai ragione. La scelta è facile. Ma... Oh yeah! Si è tolto i poteri! Boh! E finisce così! Zero! E sei arrivato un po' tardi, caro? Ayumi, pensavo di averti persa. Che è successo? Stai bene? Ma certo che sta bene. Almeno è tornata umana. Sì, sto bene. Mi sono solo dovuta uccidere, ecco tutto. Muoviamoci. Dobbiamo andare. Non voglio perdermi la possibilità di andarmene da qui. Qual è il tuo piano? Non guardarmi così. Beh, non ci sono piani. Le guardie celesti stanno cercando di sconfiggere il guardiano.
Non so se ci riusciranno. Dobbiamo attivare la sfera e andarcene a... Aia, aia! Ma come? È controllata dal guardiano. Ora nessuno sta controllando niente. Le guardie celesti ci stanno dando un'ottima occasione. Vedi quegli affari? Assorbono energia dalla sfera. Se li distruggiamo, attiveremo la sfera. Cosa stiamo aspettando? Il guardiano non ci permetterà di avvicinarci a loro. Io ho notato. E voi penserete alla sfera. Prova a distrarre l'attenzione del guardiano mentre noi insistiamo. Come cacchio dovrei fare? Vai, vai, l'ultimo, gente, l'ultimo. Manca l'ultimo, ce la facciamo. Ce la facciamo, ormai è nostro. Aia. La sfera attiva, tutti via. Ayumi, sbrigati. Ayumi, per favore, stavolta fai qualcosa. Madò. Ce l'abbiamo fatta. L'ho visto. Ci stava per tagliare la testa, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a tornare davvero. Devo ammetterlo, è stata dura. Non pensavo che sarei riuscito a mettere di nuovo piede qui. Aspettate. Sapete dirmi perché la sfera è ancora accesa? Voglio dire, deve stare accesa a quel modo. Perché mi dà sui nervi? Come faccio a spegnere questa cosa? Non lo so. Potremmo tornare indietro e provare a spegnerla da lì. Al diavolo tu e la sfera! Lasciamola perdere e andiamocene da qui! L'uscita è da quella parte, sbrighiamoci! Quindi, ok, si lascia qua la sfera? Non la posso neanche distruggere? No, ok, l'uscita è da questa parte, bicis! Ci hanno murato l'uscita. Quale persona sana di mente farebbe una cosa del genere? Indovina! La porta non si muove! Cosa facciamo? Quindi? È venuto per noi. Cosa? Ma perché? Perché dovrebbe essere venuto per noi? Sembra un incubo. Ok. Diamo per scontato che tutte le creature che escono dalla sfera sono nemici. A meno che non siano esseri umani. Va bene? Non ha ancora recuperato tutto. Ok. Quindi la boss fight non è ancora finita. Scusate per questo abnorme. Per questo abnorme episodio però. Siamo vicini. Ma che cazzo, Ayumi, coprici? Che devo fare? Questi sono qua. Aia. Ok, via. Va colpito alla grande, gente. Oh, buono. Zero l'ha scoppiato a colpi, proprio. Anche se abbiamo fatto tutto noi. Però l'ultimo colpo l'ha dato lui. Boh. Vabbè, addio, va. Sono infocatissimi, tipo. Olè, al cuore, dritto. In realtà era il polmone, forse, quello. Ehi, frames se ne vanno. Aia. No, Zero. Ok. Zero è l'unico che non si sta reggendo e sta andando piano piano lì. Guarda, non si sta reggendo, loro... Boh, vabbè, non ha senso. Tutta sincerità, non ha senso. Non puoi aiutarla, è finita. Vabbè. Ciao, Zero. Eia però, oh ragazzi, grande roba. Ok, anche se in realtà è un momento triste però. Bene, quindi finisce così Blades of Time, penso. Ok, con un portale ancora aperto in realtà, perché sta bruciando tutto lì ancora. Ale! Gente, abbiamo finito Blades of Time. Scusate per questo episodio, probabilmente sarà molto più lungo di tutti gli altri che avete visto. E magari con meno tagli sulla parte della storia, visto che
È un po' un casino a spiegare tutto alla fine, dai. Quindi, spero che vi sia piaciuto questa specie di serie così, un po' scattini, un po' no, eccetera. Ditemi le vostre impressioni qua sotto su dei commenti. Mettete un bel like se vi è piaciuto il video. Condividete la serie con tutti quanti. E gente, ci vediamo a una prossima serie, ma non più su Blades of Time. Ciao a tutti.